Ok, quindi andremo a risolvere, come vi ho appena detto, due esercizi di questo lab, dell'ultimo lab che abbiamo fatto, del lab 4, e andremo a risolvere per primo l'esercizio sui cicli, che sicuramente molti di voi avete presente perché avete fatto parecchie domande su questo esercizio. Quindi andremo a controllare come si può risolvere, ma più che altro diciamo che mi interessa andare a mostrarvi com'è che si fa a progettare la strategia per fare questo esercizio. Diciamo che alla fine il codice non è la parte più importante o non è la parte che si fa per prima, ma prima c'è tutto il ragionamento prima per capire su cosa ci chiede l'esercizio e poi per tipo scoprire come si può andare a risolvere questo problema qua. Bene, quindi allora questo esercizio ci chiedeva di scrivere un programma che leggesse una parola e andasse a mostrare tutte le sottostringhe, e fate attenzione a questa cosa qua, che è importante. Questa cosa qua era importante, che le sottostringhe vengono messe, ma in un certo ordine, che sarebbe questo, no? Ordinate per lunghezza crescente. E se ad esempio ci fosse un utente che fornisce questa stringa room, il programma dovrebbe visualizzare, diciamo, questi caratteri come sono qui. Guardate che i primi caratteri, diciamo che le prime sottostringhe, sono alla fine dei caratteri della parola. Quindi stampa prima la R, stampa prima la U e stampa prima la M. Perché fa così? Perché la sottostringa più piccola sarebbe una sottostringa con una lunghezza di 1, e poi una sottostringa con una lunghezza di 1, alla fine sarebbe come stampare i caratteri della parola. D'accordo? Poi viene a stampare le sottostringhe che hanno una lunghezza 2, e questo sarebbe come stampare RU e UM. E poi per ultimo stampa questa sottostringa che sarebbe una sottostringa con una lunghezza di 3. Quindi guardate che l'ultima sottostringa che stampa è alla fine la stessa parola che aveva inserito l'utente. Perché? Perché quando la lunghezza della sottostringa è uguale alla lunghezza della parola, alla fine quella sottostringa è equivalente a stampare la parola. Va bene? Quindi se noi avessimo al posto di room la parola ciao, guardate che sempre la stessa cosa, no? Prima stampa le sottostringhe di lunghezza 1, che sarebbe come stampare tutti i caratteri, questi primi quattro, e poi inizia a stampare le sottostringhe di lunghezza 2, che sarebbero queste tre, poi va a stampare le sottostringhe di lunghezza 3, che sarebbero queste due, e poi per ultimo stampa per forza la parola completa. E lì a quel punto si ferma. Va bene? Quindi, cosa ci interessa fare con questo esercizio prima di andare a scrivere il codice? Allora, la prima cosa è capire come funziona questo e come potremmo risolvere un esercizio come questo, ma per ora senza pensare al codice. Per ora il codice non ci interessa. Non ci interessa ancora pensare se lo facciamo con for o con while, non ci interessa ancora pensare a quali sono le variabili che bisogna definire o inserire nel programma, ma proviamo a pensare questo problema come se fosse una cosa che dobbiamo fare, che ne so, nella vita reale, non una cosa che andremo a sviluppare, ma una cosa che andremo a fare noi. E quindi proviamo a ragionare come si può risolvere questo. Quindi guardate che il primo passo, la prima cosa che fa il programma, sarebbe quella, o la prima cosa che si fa per risolvere questo problema, diciamo, non parliamo ancora del programma, ma per risolvere questo esercizio,
La prima cosa è stampare tutte le sottostringhe di lunghezza 1. Va bene? E quali sono le sottostringhe di lunghezza 1? Queste qua. Io come riesco a fare questa cosa? Allora, sicuramente devo mettermi qua, sulla prima lettera, e devo stampare questa prima lettera, giusto? Poi, dopo che ho stampato questa prima lettera, che sarebbe questa C, cosa faccio? Vengo alla seconda e stampo la seconda. E stampo questa singola lettera. Poi, niente, mi sposto alla terza e stampo la terza. E per ultimo mi sposto all'ultima lettera e la stampo. A questo punto non posso fare nient'altro perché ho già stampato tutte le lettere. E quindi ho già stampato tutte le sottostringhe di lunghezza 1. Quindi questa parte, bene, l'abbiamo fatta. Poi c'è quest'altra parte che è più interessante. Io cosa faccio per stampare queste sottostringhe di lunghezza 2? Un po' assomiglia a quello che abbiamo già fatto, nel senso che io vengo, mi metto qua, solo che non stampo solo la C, ma stampo la C e la I, giusto? Poi faccio la stessa cosa, ma fermandomi qui. Mi metto qua sulla I e poi stampo la I e la A. Ci stiamo? E poi mi metto sulla A e per ultimo stampo la A e la O. E quindi che guardate che facendo questo, diciamo, seguendo questi passi, io sono riuscito a fare anche questa, diciamo, questi, sono riuscito a stampare o a trovare queste sottostringhe di lunghezza 2. Cosa facciamo per quelle di lunghezza 3? Proprio la stessa cosa. Mi fermo sul primo, diciamo sulla... Aspettate. Allora, sono quelle di lunghezza 2. Allora, per fare... Allora, per fare queste due, vengo, mi metto qua sulla prima, sulla C. Niente, mi metto qui sulla C e stampo tre caratteri, giusto? Tre lettere, sempre partendo dalla C. Quindi guardate che sia in questo caso che in questo, io mi metto sempre all'inizio e stampo due o tre lettere secondo, diciamo, secondo il caso. E poi vengo qua sulla I. E cosa faccio? E stampo. Scusate. E stampo questi qua fino alla fine. Ci siamo? E poi l'ultima sarebbe stampare tutta la parola, che questo è come stampare la sottostringa di lunghezza 4. Quindi l'ultimo sarà come fare di quest'ultima. Mi metto sempre nella C e poi stampo tutte le quattro lettere. Ci siamo? Quindi guardate che
Nel primo caso, quando abbiamo provato a stampare queste prime sottostringhe, la nostra lunghezza era 1, giusto? Ma poi, dopo che abbiamo stampato queste, la nostra lunghezza non era più 1, ma diventava 2, che sono quelle che abbiamo fatto in blu. Poi, quando abbiamo finito di fare questa, non era più 2, ma la nostra lunghezza era 3, che sono queste qua. Va bene? E per ultimo, la nostra lunghezza era 4. Che poi questo 4 è uguale alla lunghezza della parola. Sì. Ovviamente ciao ha 4 lettere, quindi la lunghezza di ciao alla fine sarà la stessa lunghezza dell'ultima sottostringa. Va bene? Quindi guardate che da questi numeri che ci sono qua, un po' possiamo iniziare a capire che noi facciamo questo più tante volte e che ogni volta un po' ci interessa tenere conto di questa variabile qua, no? Ci interessa tenere conto della lunghezza della sottostringa che stiamo stampando. Va bene? Quindi questa è una cosa che ci interessa rappresentare nel nostro programma. E poi, qual è l'altra cosa che ci interessa rappresentare nel nostro programma? Questa posizione qua, no? Perché guardate che per ogni volta che io prendo una lunghezza diversa, devo fare sempre questo stesso, diciamolo, questo stesso percorso, questo stesso ciclo. Quindi io prendo una lunghezza e vengo qui sulla parola e inizio a percorrere o a prendere ogni lettera e a fare questo percorso. Giusto? Quindi ci interessa tenere conto di due cose, di questa lunghezza e della posizione in cui ci troviamo. Ok? E guardate che per prima abbiamo fatto tutte le sottostringhe di questa lunghezza, che vuol dire che siamo andati a controllare ogni posizione e siamo andati a stampare un carattere alla volta, per esempio, nel primo ciclo. Poi abbiamo incrementato questo e dopo di aver incrementato questa lunghezza siamo andati di nuovo alla prima posizione e abbiamo iniziato a stampare le lettere, ma non quelle di lunghezza 1, ma quelle di lunghezza 2. Direi che questo si capisce, ma ve lo ripeto giusto per farvi capire qual è il ragionamento che si può fare per cercare di trasformare questo che qui si capisce il codice, trasformare questo, tipo tradurre questo in codice. E quindi guardate che di sicuro ci interessa tenere conto della lunghezza e la nostra lunghezza alla fine è una cosa che si incrementa da 1 a 4, essendo 4 la lunghezza della parola. Quindi andiamo a provare a fare questo in codice. E quindi noi ve lo faccio qui su Rep. Fatemi sapere se riuscite a vedere bene questo codice. Va bene così, io lo ingrandisco un po'. E controllo. Prof, non lo vediamo. E così? Nemmeno, prof, è fermo sulla pagina del PowerPoint. Aspetta un attimo, ok, dammi un attimo, prendo l'altra. Ok, metto questo qui. Ci vedete tutti questo? Benissimo. Allora, lo sappiamo che il nostro programmino parte da una stringa che viene inserita dall'utente, giusto? Allora, guardate che c'è la parola
che noi la prendiamo da un input, che questo potrebbe essere inserisci una parola. Così riuscite a vedere il codice bene? Ok, benissimo. E quindi questo lo sappiamo già. E poi da questo brutto disegnino che abbiamo fatto qui, questo riuscite a vederlo, questo le slide? Ok, quindi da questo brutto disegnino che c'era qua, e noi sapevamo che ci interessava tenere conto della lunghezza, giusto? Ci interessa tenere traccia della lunghezza. Quindi andiamo sul codice e diciamo che una cosa, diciamo una prima cosa che ci interessa rappresentare sarà sicuramente la lunghezza. E questa corrispondeva alla lunghezza della sottostringa. Giusto? E poi noi diciamo che questa lunghezza inizia ad 1. Perché ad 1? Perché la prima volta, perché la prima sottostringa sarà una stringa di lunghezza 1. Quindi noi sappiamo che questa cosa la prima volta avrà il valore 1, giusto? E... Okay. A questo punto io vi consiglio sempre provate a usare nomi che siano, diciamo che descrivano cosa vuol dire, diciamo, questa variabile, cosa rappresenta. Se voi mettete qui indice i, x, quindi non si capisce niente, non si capisce cosa vuol dire. E quindi per farvi capire voi stessi, vi consiglio sempre di provare a trovare qualche nome che sia rappresentativo di... E niente, di quella variabile lì. E anche vi consiglio, anche se è un po' noioso, di mettere sempre qualche commento per far capire agli altri, ma anche per voi stessi capire cosa c'è, di mettere qualche commento. Allora, io qua metterei variabile che rappresenta la lunghezza Ok, quindi fino a qua ci siamo. Poi guardate che quello che fa questa lunghezza, diciamo, sì, quello che fa questa lunghezza è una cosa abbastanza semplice, no? Parte da 1 e arriva fino a 4. Arriva fino alla lunghezza della nostra parola. Quindi diciamo che questo pezzo del programma sicuramente ce la facciamo. Riusciamo a farlo perché è abbastanza semplice. Poi come facciamo tutto l'altro non lo sappiamo ancora, ma proviamo a fare solo questo pezzettino qui che sappiamo già come si fa. Quindi se io provassi a fare questo con while, metterei while la lunghezza della sottostringa sia minore o uguale, guardate che in questo caso ci serve uguale perché faccio vedere un attimo. E giusto per controllare che funzioni questa cosa qua, andiamo a stampare quella lunghezza lì. Quindi se io provo a far girare questo programma, mi chiede la parola, io inserisco ciao,
E poi perché non si ferma? Cosa ha fatto male? E cosa mi sono dimenticato? Di incrementare la lunghezza, giusto? Benissimo, perché così sappiamo, voi sapete già come funziona, ma se questo non si incrementa, allora la lunghezza rimane sempre 1 e il programma continua sempre a rientrare in questo while, perché questa condizione rimane per sempre vera. 1 sarà sempre minore a 4 in questo caso, quando è inserito ciao. Quindi, vediamo adesso. Metto ciao. Ho fatto male questo, scusate. Questo non viene messo così, ma così. Riprovo. Ok, inserisci una parola, ciao. Eccola qua. Quindi finora il nostro programma funziona nel senso che incrementa bene questa lunghezza della sottostringa e ci siamo. Poi cosa ci manca? Fare questo pezzo qui. Quindi guardate che per ogni volta che noi andiamo a incrementare questa lunghezza, dobbiamo allo stesso tempo andare a percorrere questa parola qui. Percorrere questa parola vuol dire fermarci nella prima lettera e stampare la prima lettera, poi fermarci nella seconda e stampare la seconda, poi nella terza, la terza e la quarta e così via. E poi quando venga incrementata la lunghezza vuol dire fermarci nella prima lettera e stampare sia quella lettera lì, ma anche quella accanto, quindi ne stampa due lettere, poi fermarci nella seconda e stampare quella lì e quella accanto e così via. Quindi come facciamo questa cosa? Io andrò a mettere qua dei commenti perché non ci interessa più stampare niente qui. Allora, qui sappiamo che già abbiamo incrementato questa lunghezza della sottoparola. Cosa succede se io metto questo? E guardate che mi ero dimenticato. Guardate che la prima cosa che abbiamo scoperto è che ci serviva a tenere conto di questa lunghezza qui, no? E poi l'altra cosa che abbiamo scoperto è che ci interessa anche tenere conto di questa posizione qua. Perché se io non so in quale posizione sono in qualsiasi momento, non so cosa stampare. Quindi guardate che la prima cosa che ci interessa rappresentare qui sarà la posizione. E io parto sempre dalla posizione 0. Che vuol dire dal primo carattere. E qui faccio un altro ciclo, ma questo mi serve. Allora, il primo ciclo ci serviva per incrementare sempre la lunghezza della sottostringa, mentre questo ciclo qua ci serve per percorrere, diciamo, per andare avanti con le lettere, per percorrere le lettere della parola. Quindi, in questo caso, io dico che mentre la posizione sia mentre la posizione in cui mi trovo adesso sia minore alla lunghezza della parola, diciamo. Proviamo cosa capita se io provo a stampare la lettera in quella posizione. Allora proviamo a fare print parola in questa posizione. E dobbiamo anche quello che ho sbagliato di fare prima. Incrementare posizione, no?
Allora, inserisci una parola. Ciao. E guardate cosa fa questo programma. Ci stampa ciao 4 volte. Perché ha fatto così? Perché lui viene, prende sempre la, diciamo, per ogni sottostringa e stampa una lettera alla volta. Quindi diciamo che questo programma qua ci serve per i primi 4 caratteri, giusto? Ma poi quando incrementa la sottostringa, diciamo qui, che avrebbe dovuto stampare C, IA e AO, continua a stampare sempre una lettera alla volta, che è quello che a noi non ci interessa, perché ci interessa che, che quando la lunghezza della sottostringa sia 2, allora il nostro programma stampi 2 caratteri, 2 lettere, va bene? E allora noi come facciamo a dire che qui, in questo caso, in questa seconda iterazione, non stampi soltanto questa lettera qui, che sarebbe, come dire, questo sarebbe come, allora. Se io stampo parola in una posizione I, mi stampa solo una lettera alla volta. Ma a me interessa stampare partendo sempre dalla posizione I, ma devo stampare anche quella che è accanto. E lo devo fare a seconda di questa lunghezza qui. Allora, visto che a me serve fare così, ve lo ricordate che c'era quell'operatore, diciamo, quel comando slice? Che mi serviva per dire stampa la parola partendo dalla posizione I, ma fermandoti in un'altra posizione qua. Quale sarebbe quest'altra posizione qui, dove si ferma? Sicuramente sarà I, la posizione in cui ero in questo momento, ad esempio questa qui, ma fermandoti, ve lo faccio vedere qui meglio, allora, in posizione, ma non stampare soltanto quella lettera che è in quella posizione lì, ma stampa anche, o partendo da quella posizione, stampa fino a allora, inizia a stampare questa parola in questa posizione qua e stampa fino a posizione, fino a dove eri, più la lunghezza della sottostringa, capito? E quindi quando la lunghezza della sottostringa sia 1 nel primo ciclo, qua andrà a stampare la posizione, dalla posizione in cui si trova adesso, alla posizione più 1, quindi stampa quella lettera lì. Ma quando, ad esempio, la lunghezza della sottostringa sia 3, allora stampa partendo dalla posizione in cui si trova fino alla posizione più 3. Quindi vuol dire che stampa altri 2 caratteri. Si capisce questa, diciamo, questo ragionamento? Si capisce perché abbiamo fatto così? Ma guardate che questa cosa l'abbiamo scoperto qui. Diciamo che per il primo ciclo, quando la lunghezza è 1, va benissimo se stampa solo una lettera alla volta. Ma quando la lunghezza della sottostringa è 2, non ci serve più che il programma stampi solo una lettera alla volta. Ci serve che il programma si fermi su una lettera e stampi quella e anche quella accanto, quindi è per questo che usiamo lo slice. Allora andiamo a controllare se facciamo girare questo, cosa risulta.
Va bene? Allora, inserisci una parola, ciao. E quindi guardate che questa prima parte va benissimo perché stampa solo una lettera alla volta. Va bene? Quindi guardate che fino a qua lunghezza sottostringa aveva il valore 1. Poi, quando lunghezza sottostringa prende il valore 2, inizia a stampare la parola nella posizione iniziale, ma si prende due caratteri. E quindi va bene fino a qui. Guardate che questi tre qua sono giusti, ma questa qua sarebbe sbagliata. Perché lui sta stampando questa qui? Perché? Sta arrivando, guardate che noi quando stampavamo queste di lunghezza 2 ci siamo fermati qua, ci siamo fermati nella A perché sapevamo che dopo la O non c'era nessuna, quindi qua non si poteva continuare a stampare niente, guardate che qui non c'è niente. E quindi O in questa iterazione non dovrebbe essere stampato, capito? E un po' la stessa cosa qui. Guardate che in questa qua noi possiamo stampare tre lettere se siamo sulla prima lettera o sulla seconda, ma non avrebbe senso stampare A e O perché qui non c'è nessuna che tipo per formare una sottostringa con lunghezza 3. E poi in quest'ultima solo possiamo fare e stampare tutta la parola perché alla fine in questo caso la parola la sottostringa alla stessa lunghezza della parola. E quindi guardate che il nostro ciclo interno deve fermarsi prima e deve fermarsi prima a seconda della lunghezza. Quando la lunghezza è 1 non si ferma prima, va fino alla fine, ma quando la lunghezza è 2 si ferma una posizione prima, giusto? Guardate che qui si è fermato una posizione prima, si è fermato sulla A, quindi quando la lunghezza era 2 si è fermato una posizione prima. Qua quando la lunghezza era 3 si è fermato due posizioni prima. E poi quando la lunghezza era 4 si è fermato tre posizioni prima. Quindi avete visto questo padrone qua. Allora, come facciamo a mettere questo in codice? Allora, noi dobbiamo andare a dire che questo ciclo non va fino alla fine, ma va fino alla fine, ma restando la lunghezza della sottostringa. Capito? Quindi qui restiamo la lunghezza della sottostringa che sarebbe 2 e quindi ci fermiamo in questa posizione qua. Comunque, visto che c'è questa differenza tra l'indice e il numero della lettera, bisogna... Aspettate, vi faccio vedere la lunghezza della sottostringa più 1. Perché metto questo più 1 qua? Perché guardate che in questo caso quando la lunghezza era 2 si è fermata una posizione prima, quindi è 2 meno e più 1. Allora, si ferma una prima. Guardate come funziona il programma. Allora, inserisci una parola. Ciao. E guardate in questo caso come funziona. Inizia a stampare la prima. Allora, la prima funzionava già da prima.
E poi niente, inizia a stampare la seconda e guardate che si ferma una prima, non arriva fino alla O, ma si ferma nella A. Quindi stampa la A e stampa la O e basta. E qui si ferma fino alla I, stampa I, A, O e basta. Perché funziona così? Perché abbiamo detto non arrivare fino alla fine, ma arriva fino a... ma prima resta questa lunghezza della sottostringa. Poi, quello che avete scritto sulla chat, se al posto di mettere questo più 1 qua, io avessi messo minore o uguale, cosa sarebbe successo? Hola. Funziona benissimo. Diciamo, sono equivalenti fare sia con incrementando 1 alla fine o dicendo così. Io proverò ad arrivare fino alla lunghezza della parola, fino a quando sia uguale, ma ogni volta resto questa lunghezza della sottostringa per assicurarmi che non arrivi fino all'ultima lettera, ma che si fermi prima a seconda di quanto lunga sia la sottostringa che a me interessa stampare. Si capisce questa cosa qua? Scrivete qualcosa per capire se... per sapere se avete capito questo ragionamento che ho fatto per... ok. Allora, appunto, quindi questa domanda che mi fate qua, perché non avete capito perché la posizione, ok, perché lo slice. Quindi, aspettate un attimo, cancello questo e forse capiamo meglio. Facciamolo qui. Allora, guardate che se io in questo caso provassi a stampare ogni una lettera alla volta, ogni carattere alla volta, quindi sarebbe una cosa semplicissima, perché per prendere ogni carattere io farei parola, nella posizione, diciamolo, I, o nella posizione, buona posizione. Questo sarebbe l'indice, voi capite. E quindi questo stamperebbe sempre una singola posizione alla volta, giusto? Per noi va benissimo che funzioni così, ma solo la prima volta, quando la lunghezza della sottostringa è 1. Ma la seconda volta non ci interessa più che il programma faccia così. Ci interessa che il programma possa stampare la lettera in cui mi trovo adesso, ma anche a seconda della lunghezza della sottostringa, forse anche la lettera che c'è accanto e forse anche quell'altra che c'è qui. Quindi, ad esempio, quando la lunghezza della sottostringa è uguale a 3, a me non interessa solo stampare questa, ma mi interessa stampare la lunghezza partendo dalla posizione in cui mi trovo adesso, quindi questa I, ma arrivando fino a I più 3, ad esempio. Capito? E quindi questa stamperebbe qui, farebbe così, capito? Quindi stampa questa qui arrivando fino qua. Poi, come noi sappiamo che questo... Prof, dimmi? Non vediamo. Non vedete niente? Oh,
Scusate, scusate, non l'avevo visto. Un attimo. Adesso riuscite a vedere la presentazione? No, 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 no. Ok, un attimo. Un attimo, un attimo. Scusate, non sapevo che non state guardando. Allora, boh. Niente, allora spiego di nuovo questa parte qui. Quindi stavo dicendo che quando a noi ci interessava, allora se noi facciamo una cosa come, allora state vedendo la presentazione, sì? Sì. Ok, benissimo. Quindi se a noi ci interessa stampare, se noi facciamo così, con questa parola nella posizione I, cosa fa questo? E stampa il carattere che c'è in questa posizione I, giusto? E stampa solo uno, e stampa in questa parola quel carattere che si trova nella posizione I. Benissimo? Bene, e allora questo ci serve per stampare questi primi quattro qui. Con questo va benissimo. Poi, quando la lunghezza della sottostringa non è più uno, ma per esempio la lunghezza diventa tre, noi dobbiamo stampare la parola, noi, diciamo, noi dobbiamo stampare la sottostringa iniziando dalla posizione I o da una certa posizione fino a quella posizione più 3, giusto? Perché più 3? Perché la lunghezza della sottostringa in questo caso sarebbe 3. Capito? Poi nel nostro codice noi abbiamo questa variabile lunghezza sottostringa che ogni volta che facciamo il while prende un valore diverso. Quindi al posto di mettere qui 3, di mettere un valore fisso, noi diciamo che questo si incrementa partendo da una posizione fino a quella stessa posizione, ma incrementando la incrementando a seconda della lunghezza. Lunghezza della sottostringa. Capito? E quindi avete visto perché si fa così partendo da questa posizione ma incrementando a seconda della lunghezza? Perché così noi diciamo che ci interessa partire da qui ma ci interessa prendere questo numero di lettere o questo numero di caratteri. Si capisce questa cosa? Prof, dimmi. Ma se noi avessimo la lunghezza della sottostringa 3, non dovremmo arrivare alla posizione I più 2? Non ho capito perché I più 3. Ah, no, no. Qui ho messo I più 3 perché stavo facendo questo esempio qui. Diciamo, quando la lunghezza della sottostringa, diciamo, sia... Sì, appunto. Sì, hai ragione, nel senso che è sbagliato questo esempio. Diciamo che questo sarebbe... Boh, non mi lascia... Ah no, ma anche in questo caso sarebbe giusto, lo sai perché? Perché ricordati che questa posizione inizia in 0, giusto?
Quindi io parto dalla posizione 0 e poi incremento 3. Aspetta, guardiamo il programma. Guarda che qui si parte dalla posizione 0 e quindi questo funziona come che vai a prenderti nella parola la posizione 0, che sarebbe la C, e finisci e stampa fino alla posizione 0 più la lunghezza. E questo si ferma, non, diciamo... Questo più 3, ad esempio, non si ferma qui, ma si ferma in quella prima della... Per farvi capire, questo sarebbe la O, sarebbe uguale a I più 3, giusto? Ma questo slice non stampa questo I più 3, ma stampa fino a quella precedente, quindi va benissimo perché ci stampa fino qua. Quindi stampa la 0, la 1 e la 2. Capito? La posizione 0, la posizione 1 e la posizione 2. Si capisce questa cosa? Siamo d'accordo con questo? Se volete potete parlare col microfono, non c'è problema. Come si chiama la... Ma questa voi la conoscete, giusto? Si chiama slice. Ma secondo me l'avete già visto prima? Perché mi pare di aver visto qualche lezione con Fulvio e usavate già questo slice. Mai? Mai prima? No. Opa. Allora, allora ci può spiegare come funziona? Sì, scusate, io pensavo avete già usato questo, quindi questa la conoscete, giusto? Questa qui. Sì. Che vuol dire stampa questo carattere. In questa parola stampa il carattere che si trova nella posizione I. E si fa sempre iniziando, questa sarebbe la posizione 0, la posizione 1, la posizione 2 e la posizione 3. Giusto? E quindi quando io dico, ad esempio, parola nella posizione 2, questo mi ritorna la A. Scusate, brutto, ma... Questo invece, se io metto, per dire, parola dalla posizione 0 fino alla posizione 3, cosa mi stampa? O cosa mi ritorna? Mi ritorna C, I, A. Si capisce perché? Perché parte da qui e poi mi ritorna i caratteri che ci sono tra la posizione 0 e la posizione 3. Quindi in questo caso sarebbe la C, la I e la A. D'accordo? E quindi è per questo che per la nostra soluzione va benissimo usare questo qui, perché ci dà la sottostringa partendo dalla posizione I fino alla posizione I più la lunghezza della sottostringa. Ma prof, ma se noi mettiamo 3, non dovrebbe mettere anche la O? Se noi mettiamo 3, no, perché si ferma in quella prima. Allora...
non include questa qui, ma si ferma in quella prima. Sarebbe come partendo dalla 0 fino a quella precedente dalla 3. Ah, ok, non compreso quindi, ok. No, non compreso questo, bravo. Quindi non include questa, ma si ferma in quella prima. Quindi stampa questa, questa e questa. Sì, un po' come range, non è la stessa cosa, perché questo ci serve anzitutto con le stringhe, ma è un po' così. Sì, tipo partendo da questa posizione fino a questa qua. E come una sottolista, sì, in qualche modo, diciamo concettualmente, possiamo dire che è una specie di sottolista. Io non sapevo che non avevate ancora visto questo slice, scusate. Ma si capisce come funziona? Sì, appunto, sì, sicuramente per questo, perché questo argomento sicuramente andrete a vederlo quando ci sia l'argomento delle liste, quindi sicuramente sarà per quello. Ma avete capito come funziona questo? E poi adesso state guardando il codice? Ok, quindi guardate che qua nel codice noi diciamo stampa la parola partendo da posizione fino a posizione più la lunghezza della sottostringa. E poi incrementiamo questo qui. Ora si vede solo la presentazione. Ok, un attimo. Ok, quindi riuscite a vedere questo? Ok. Quindi guardate che qua, diciamo che partiamo da questa posizione, quindi quando la posizione è 0 fino alla posizione più la lunghezza della sottostringa. E guardate che, ad esempio, nell'ultima, quando la lunghezza della sottostringa sia 4, entra in questo qui perché la lunghezza, che sarebbe 4, è ancora, diciamo, inferiore o uguale alla lunghezza della parola, quindi questa condizione da true entra in questo ciclo. Poi la posizione sarebbe 0 perché iniziamo dalla prima lettera. E visto che la posizione è ancora uguale alla lunghezza della parola, che sarebbe 4, visto che la posizione sarebbe minore o uguale alla lunghezza della parola, che sarebbe 4 meno 4, diciamo che questa condizione, diciamo questa prima volta, viene soddisfatta, no? Entra e stampa la parola partendo da 0 fino a 0 più la lunghezza della sottostringa, che sarebbe 4. Ed è per questo che ci stampa questa qui. Si capisce questo codice come funziona? Benissimo. Allora, io quello che volevo farvi vedere con questo esercizio più che altro è il fatto che prima di andare a scrivere il codice, diciamo, la cosa più importante o più urgente non è quella di andare a scrivere il codice o di andare a pensare come si fa l'esercizio, se con un while o con un for, o se dovete mettere un if, o se dovete... Questa cosa, diciamo, non pensate mai per prima a queste cose. Per prima dovreste preoccuparvi per capire cosa fa il... diciamo, cosa ci stanno chiedendo di fare
e quale sarebbe la strategia per andare a risolvere questo problema qui. Guardate che lo so che ho fatto troppo piano questa spiegazione, ma io volevo farvi vedere, ad esempio, adesso vedete la presentazione? Si vede la presentazione adesso? No. Allora, io mi sono messo a fare questo disegnino qua, bruttino, giusto per farvi vedere che se a noi ci serve fare un disegnino come questo per capire quale sarebbe il ragionamento, la strategia da usare per risolvere il problema, va benissimo farlo così. E guardate che è stato da questo primo disegnino che siamo riusciti a capire quali sono le variabili di cui avevamo bisogno. Da qui siamo andati a scoprire che ci serviva a rappresentare questa lunghezza e che ci serviva a rappresentare questa posizione qui, no? E sicuramente se io fossi andato subito a scrivere qualche pezzo di codice senza sapere niente, ma giusto perché, che ne so, tipo, visto che stiamo studiando i cicli, allora metto un while giusto per fare un while, non ce l'avrei mai fatta a trovare la soluzione. Quindi il mio consiglio sarebbe quello di provate sempre prima e cercare di capire cosa vi stanno chiedendo, cercate di capire bene gli esempi, se ci fossero, di capire bene gli esempi che ci sono e poi andate a progettare la strategia per risolvere il problema e per ultimo andate a fare il codice. Quindi ci sono più domande su questo primo esercizio qui? C'è qualche cosa che non si capisce? C'è qualche... No, niente? Scrivete qualcosa sul chat se c'è qualcosa che non si capisce. Ok. Adesso abbiamo già poco tempo, ma l'altro esercizio che volevo fare insieme. In realtà non lo so perché, visto che questa è la prima volta che si fa il corso con Python, secondo me non c'è ancora, diciamo, non c'è un esempio di esame da, diciamo, non abbiamo ancora fatto esami su questi usando Python, ma forse sì, scusate, anche mi avete risposto su Slack, scusate, tenetemi un po' di pazienza perché è la prima volta e non è semplicissimo gestire queste cose. Ok, parole sì. Ok. Come si fa a utilizzare? No, secondo me conviene di più usare questa funzione debug su PyCharm, perché anche io ho provato a usarla su Rep, ma qualche volta non funziona, quindi per andare sul sicuro io andrei a farla sempre su PyCharm. Niente, visto che c'è poco tempo, cercherò di farvi capire velocissimo come funziona questo esercizio qua, che questo era l'esercizio 5.
E poi niente, voi provate a farlo, o se avete già provato a farlo e c'era qualcosa che non andava, quindi provate a sistemarlo, va bene? Quindi questo era un esercizio che ci chiedeva di scrivere, di inserire un numero e trovare tutti i numeri, diciamo, visualizza tutti i numeri primi, minori o uguali al numero che io ho inserito. Quindi, ad esempio, se io avessi inserito il numero 20, questo programma avrebbe dovuto stampare tutti questi numeri qua, che sono i numeri primi. Cosa è un numero primo? È un numero naturale che si può dividere solo per se stesso e per uno. Capito? Quindi, ad esempio, 2 si può dividere solo tra 2, quindi tra se stesso, e tra 1. Questo si può dividere, vuol dire che si può dividere e non lascia, non dà nessun resto, diciamo, una divisione senza... Sì, non resta niente. E poi guardate che capita la stessa cosa con 3. Si può dividere 3, si può dividere entro, per 3, si può dividere per 1 e basta. Non c'è nessun altro, non c'è nessun altro. 4 invece si può dividere per 2 e si può dividere, quindi visto che si può dividere per 2 non c'entra, non soddisfa quella condizione lì. Allora, poi lo faccio velocissimo perché lo so che c'è poco tempo. Guardate che se il nostro programma prendesse come input il numero 10, cosa dovrebbe andare a fare il nostro programma? Dovrà andare a controllare tutti i numeri prima di 10 e andare a controllare o a fare la verifica per capire o per scoprire se quel numero lì è un numero primo o meno. Se risulta che quel numero lì è un numero primo, allora lo stampa e se non è un numero primo non fa niente. D'accordo? Un attimo. Quindi, più o meno come l'esercizio prima, noi possiamo renderci conto che c'è questa variabile qua che si incrementa sempre in 1, si incrementa sempre di 1, fin quando non arriva al numero che abbiamo inserito noi, giusto? Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, giusto? Perché in questo caso abbiamo iniziato da 2? Perché un numero naturale maggiore di 1 che sia, quindi visto che i numeri primi sono quelli maggiori di 1, quindi diciamo che non andiamo a fare la domanda con il numero 1, ma partiamo subito dal numero 2, giusto? Allora, io mi fermo qua e come faccio a sapere se questo numero 2 è un numero primo? Quindi dovrei andare a cercare i numeri precedenti, dividere il 2 tra i numeri precedenti e controllare se c'è qualche numero. Allora, meglio, vi faccio qua l'esempio. Prima del 2 c'è il numero 1, ma facciamo così. Allora, facciamo fino qui. Vi spiego veloce come si farebbe. Allora, io mi fermo in questo numero qua, nel numero 2. E faccio questa operazione qui. 2. Conoscete questo operatore qua, l'operatore modulo? Ok. Quindi io farei così, mi metto qui e faccio questo operatore modulo e diciamo che questa domanda non mi serve a niente perché io lo so che comunque
qualsiasi numero diviso tra 1, diciamo, questo non dà nessun resto, giusto? Quindi se io faccio questa domanda, lo so che per qualsiasi numero questa domanda darà sempre true, si capisce? Se voi prendete qualsiasi di questi numeri e lo dividete tra 1, lo sapete che il risultato di questa cosa sarà il numero stesso e poi non dà nessun resto. Bene? Quindi questa domanda con il numero 1 è sempre inutile. Bene? Perché tutti i numeri, quando si dividono per 1, non danno il resto, quindi diciamo quella condizione sappiamo che tutti i numeri la soddisfano, quindi quella non ci interessa. Poi cosa ti interessa fare? Ci interessa ad esempio prendere qua il numero 3, quindi con il 2 lo so che per forza è un numero primo, perché si può dividere solo tra 1, si può dividere solo per 1 e per 2. Quindi questa condizione viene soddisfatta, quindi lo so che questo 2 è un numero primo. Poi vengo qua, prendo il 3 e prendo i numeri che ci sono prima del 3. Allora, faccio la stessa cosa. 3 modulo 2 e poi se io faccio questa domanda, questo cosa mi dà? Questo mi dà false, giusto? E poi ho già chiesto il numero 2 e non devo chiedere nessun altro, non c'è nessun altro numero con cui fare la verifica, quindi visto che il numero 3 si può dividere solo tra 1, e tutti i numeri si possono dividere tra 1 e tra se stesso, io posso dire che questo è anche un numero primo. Capito? Poi faccio la stessa cosa con il 4. Faccio 4 modulo 2, ma guardate che quando faccio questa domanda qui mi risulta che questo qua è true. E allora, visto che 2, che questo è un numero, che io posso dividere il 4 per un numero diverso da 1 e da se stesso, quindi lo so che questo 4 non è un numero primo. Quindi questo non è un numero primo, perché c'è un altro numero per cui io posso fare la divisione e non dà nessun resto. Si capisce? E si fa e così via, si fa così con tutti. Allora io dovrei fare 5 modulo 2, 5 modulo 3, 5 modulo 4 e se qualcuno di questi numeri con cui ho fatto la verifica mi dà questo uguale uguale, se questa condizione viene soddisfatta per un altro numero diverso da me stesso e da 1, allora io saprei che in quel caso non è un numero primo. Con 5 sappiamo che è un numero primo perché se lo dividiamo tra 2, tra 3 e tra 4, lo sappiamo che non dà, che c'è sempre il resto e quindi questo, aspettate, con qualsiasi dei numeri che ci sia prima darà false. Capito? Allora, questa lezione va fino alle 5:20 o fino alle 5:30? Ok, quindi abbiamo ancora 10 minuti per...
Adesso allora io lo faccio velocissimo, ma più o meno avete capito già il senso di questa cosa. Quindi la prima cosa sarebbe il numero che inserisce l'utente, giusto? Che quello sarebbe il limite. Ok, e poi ve lo ricordate che c'era questo primo ciclo che noi facevamo tra 2, 3, 4, 5, 6, fin quando arrivavamo a 10. Quindi questo primo for ci rappresenta quel percorso lì. Prof, sì, dimmi. La condivisione non è avviata, non vediamo niente. Grazie. Adesso? Sì. Grazie. Ok, quindi vi dicevo, c'era questo limite che sarà il numero che inserisce l'utente, giusto? E poi noi facciamo questo primo ciclo, questo primo for, che sarebbe quello che vi ho fatto vedere prima, no? Che si parte dal 2, poi prende 3, 4, 5, tutti i numeri che ci sono da 2 fino al limite che ha inserito l'utente. E poi ci sarà un altro ciclo. Che sarà per i numeri dal 2, perché dal 2, per quello che vi ho detto prima, non ci interessa fare il modulo con il numero 1, perché tutti i numeri modulo 1 alla fine danno true. Diciamo, quel modulo non dà 0. Tutti i numeri che si dividono tra 1 per 1 non dà nessun resto, quindi quella domanda non ci interessa farla. Noi andiamo a farla da 2 fino a num. Che num sarebbe il numero in cui siamo in quel momento lì. Si capiscono questi due cicli perché li facciamo così? Ok, e poi guardate che quello che facevamo noi era fare questa domanda. Noi facciamo questo qua, no? Se il numero modulo è il divisore è uguale a 0. Allora, cosa vuol dire? Che il numero non è un numero primo, giusto? Perché se io ho trovato un numero, questo divisore qua, allora se io prendo il mio numero e ho trovato un divisore che quando faccio questa divisione non mi dà resto, quindi vuol dire che quel numero è divisibile per un altro valore oltre se stesso e oltre 1. Quindi a questo punto non è un numero primo. Capito? Come 0. Perché mi pare che questo sia fuori tema, no? Aspettate un attimo. No, va bene così, quando si fa. Perché allora ricordate che questo operatore modulo non ci dà il risultato di questa divisione, ma ci dà il resto di questa divisione. Capito? Quindi per questo motivo il 0 come float non c'è bisogno. E quindi qua
io lo so che quel numero non è primo. Io ho messo questo print qua, giusto per mettere qualcosa, ma in realtà se il numero non è primo non stampa niente. E io stamperei qualcosa se il numero risulta primo. Allora, io come faccio a sapere che un numero... Allora, aspettate un attimo, vi mostro un'altra cosa qui. Allora, io posso usare questa strategia qua. Io posso prendere il numero, ad esempio 4, e diciamo che quando io prendo qualsiasi numero all'inizio, diciamo che queste due condizioni sono vere per qualsiasi numero, giusto? Se io prendo il 4 prima che io faccia queste domande o che io vada a fare queste verifiche, lo so che 4 soddisfa queste condizioni, che si può dividere tra solamente, o che si può dividere tra 1 e si può dividere per 1 e per se stesso. Quindi io lo so che 4 potrebbe potenzialmente essere un numero primo. Capito? Quindi io all'inizio posso dire che 4 è un numero primo. Se poi trovo che c'è un divisore, ad esempio in questo caso 2, che mi fa scoprire che 4 non è un numero primo, allora io posso cambiare opinione rispetto al 4. Capito? E quindi in questo caso io posso all'inizio pensare che questo magari è un numero primo, che potenzialmente può essere un numero primo, fin quando non trovo un numero che mi dimostra il contrario. Quindi questo in codice come si può tradurre? Io potrei dire che qua... io potrei andare a creare un boolean e dire che per ora io penso che il numero in cui mi trovo adesso sicuramente forse potrebbe essere primo. Se... Scusi, non vediamo niente. Scusa. No, figure. Allora, adesso sì, certo. Allora, vi dicevo, io posso venire qua e dire che questo numero... Posso pensare che questo numero potrebbe essere un numero primo, che potenzialmente questo è un numero primo, giusto? E poi se io trovasse un divisore che mi dimostra che questo non è un numero primo, allora direi che primo è uguale a false. E alla fine io faccio la domanda. Quindi guardate questo pezzo di codice, quello che faccio io è andare a percorrere tutti i numeri che ci sono tra 2 e tra il limite, che sarà il numero che ha inserito l'utente. Poi all'inizio io dico, boh, non lo so, ma diciamo che per ora faccio finta che magari, o faccio finta, o penso che questo numero forse sarà un numero primo.
E io continuo a pensare che questo è un numero primo fin quando non trovo un divisore che mi dimostra che non è un numero primo. Quindi mi prendo tutti i numeri che sono tra 2 e il numero in cui mi trovo adesso e faccio la domanda, che è quello che abbiamo fatto, che vi ho fatto vedere adesso sulle slide. E se trovo che c'è un numero che è tipo un divisore, quindi in questo momento io posso dire che ho scoperto che il mio numero non è un numero primo, che il numero in cui mi trovo adesso non è un numero primo, e metto questa variabile in false. Poi quando finisce tutto questo for, allora quando non entra più in questo for, io faccio la domanda: questa variabile primo si trova o ha ancora il valore true? Se questa ha ancora il valore true, vuol dire che non sono mai entrato qui e quindi che non ho trovato nessun numero che fosse primo. E quindi posso stampare quel numero in cui mi trovo adesso. E non serve cosa? Allora, non serve int davanti all'input? Sì, serve. Ok, si serve int, se lo facessi if num. Ah sì, anche io potrei fare questa domanda, tipo fare il contrario, no? Pensare che questo non è un numero primo. Sì, tipo dire che questo non è un numero primo e poi andare a verificare se è un numero primo. Solo che per fare, sì, anche quella potrebbe essere un'altra strategia. Quindi niente, questo, aspettate un attimo. Vediamo se funziona questo e basta, finiamo qui. Quindi guardate che qui mi chiede di inserire un numero. Facciamolo. Sì. Aspettate un attimo. Cosa non va? Ah sì, sì, scusate, in range, ok, benissimo, adesso dovrebbe andare, no? Eh sì, quindi avete visto che questo funziona? È stato più o meno chiaro anche questo secondo? Scusate perché l'ho fatto troppo veloce, troppo in fretta, ma... Posso fare una domanda? Certo, vai. Io ho provato adesso con questo programma scritto nello stesso stile, solo che mettendo come numero limite un numero primo, ad esempio 13, sì. non viene inserito in risposta, arriva solo all'11, anche se l'esercizio scrive tutti i numeri primi minori o uguali a tale numero. Ok, quindi in questo caso... Magari cosa limite succede? Più sì, se fai così, limite più 1. Va bene. Provo a farlo così e sì, in quel caso stampa anche quello. E vediamo in questo caso, solo che in questo caso mettiamo 11. Sì, sì, sì. Sì, funziona. Grazie, non ci avevo pensato. No. Grazie mille. Figurati. Ma allora, diciamo che la cosa più importante e quello che volevo dirvi oggi era quello di... Prima leggete sempre bene il testo e cercate di capire sempre prima il testo.
Poi fate qualsiasi cosa per capire la strategia che userete per risolvere il problema. Se vi serve fare un diagramma, fate il diagramma. Se vi serve fare un disegnino, fate il disegnino, come volete, ma cercate sempre di capire quello che state facendo, quello che andrete a fare prima di iniziare a scrivere il codice. E poi guardate che anche a volte conviene fare il codice a pezzi, no? Nel senso che avete visto che nel primo esercizio abbiamo provato prima a fare il while più semplice, quello che incrementava di uno la lunghezza delle sottostringhe, e poi quando abbiamo visto che questo funzionava siamo andati a fare tutta l'altra parte. Quindi non è male se fate questi esercizi a pezzi, va benissimo anche così. E se ogni volta aggiungete un qualcosa, va benissimo anche se usate questa strategia per risolvere gli esercizi. Allora, niente, io volevo anche fare un altro esercizio, ma non siamo riusciti. Velocissimo, avete capito tutto? Ok. Quindi, niente, scusate per tutti questi problemi con il Zoom. Non è semplicissimo da usare, è la prima volta che lo usavo per fare questa, per fare lezione. E quindi, niente, scusate tutti i problemi e per oggi finiamo qui. Bene, quindi grazie di tutto e ci vediamo forse giovedì. Vabbè, ciao, grazie.